invito sul palco Giulia Di Vita, deputata del Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie a tutti, io sono Giulia Di Vita, appunto deputata del Movimento 5 Stelle e faccio parte della Commissione Affari Sociali. E semplicemente noi ora mercoledì ci ritroveremo in aula a votare una legge che in realtà non istituisce affatto il reato di omofobia o di transfobia, non definisce affatto cos'è l'omofobia e la transfobia, e ricordiamo che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste alcuna definizione, semplicemente il testo che è arrivato in aula cambia il titolo alla legge e la rubrica della legge, ovvero nei fatti non abbiamo assolutamente aggiunto nulla. Ora, per sintetizzare, appunto, voglio essere molto diretta. Noi abbiamo firmato una legge presentata dal PD, firmata sia da noi che da SEL che da Scelta Civica. Arriva la calendarizzazione della legge, viene assegnata alla Commissione Giustizia e ci ritroviamo una bellissima sorpresa, tra l'altro non siamo stati nemmeno avvisati, e quindi ci siamo ritrovati un testo unificato tra la proposta nostra, quindi ripeto, del PD, del Movimento 5 Stelle, di SEL e di Scelta Civica, abbinata a quella del PDL, che praticamente aveva assolutamente annullato tutte le nostre richieste. Allora abbiamo detto benissimo, magari l'avranno fatto per problemi di stabilità del governo, mantenimento delle larghe intese, ma ci siamo qui noi, presentiamo gli emendamenti che facciano tornare la proposta di legge, quella originale. Perfetto, abbiamo dialogato col PD come tutti ci chiedono di fare, abbiamo fatto tantissimi incontri, abbiamo detto noi presenteremo l'emendamento che ripristina la definizione, che ripristina il reato, che ripristina le proposte per il reinserimento sociale di chi viene poi condannato per un reato del genere. Tutti questi emendamenti ci sono stati assolutamente bocciati, e questo non lo dico io, diciamo, non voglio fare un discorso di parte, perché io, come ho ripetuto tantissime volte, non voglio che il merito vada al Movimento 5 Stelle, perché la proposta di legge è del PD. Quindi se questa proposta di legge fosse stata approvata così come è stata presentata, il merito sarebbe stato assolutamente di chi l'ha presentato, ovvero del PD, anche con il nostro appoggio. Quindi assolutamente non abbiamo fatto un discorso di parte, assolutamente, anzi di merito e di contenuto. Benissimo, questi emendamenti ci hanno detto che non era il momento, non è mai il momento di approvare gli emendamenti che migliorano la legge, non si fa in commissione, noi non capiamo le esigenze di strategia politica eccetera eccetera, si fa in aula. Allora adesso mercoledì noi presenteremo di nuovo gli emendamenti che ci hanno bocciato in Commissione Giustizia, ci hanno assicurato che anche loro ripresenteranno gli stessi emendamenti, e quindi ora mercoledì noi appunto aspetteremo, diciamo, al varco, noi saremo disponibilissimi a votare i loro emendamenti, se loro invece vogliono votare i nostri ben venga, dico, noi non abbiamo nessuna preclusione di alcun genere. Se quella legge non tratterà in modo identico le situazioni di razzismo, di antisemitismo e di omofobia e transfobia, quella legge non sarà ricevibile al Senato. E soprattutto mi rendo conto che è un momento di instabilità politica. Dico, vabbè, può essere che nemmeno alla Camera riusciremo a farlo, però per fortuna questa proposta di legge poi dovrà essere approvata al Senato. E allora al Senato sicuramente, cioè su questo io voglio dire, se non accade alla Camera e non sono in grado nemmeno di farlo accadere in Senato, io davvero non so come possiamo dialogare e come possiamo portare avanti una progettualità, perché poco fa abbiamo sentito una testimonianza anche abbastanza difficile, cioè se una persona che subisce degli atti di violenza, di discriminazione, deve trovare il coraggio per denunciarlo proprio perché non ha alle spalle uno Stato che lo protegge, uno Stato che lo tutela, che gli dice c'è la legge, denuncia perché io ti proteggo, perché questo reato è riconosciuto, quindi sarai protetto nella quotidianità, nelle difficoltà che vivi ogni giorno. Mi chiedo allora come possiamo andare avanti, cioè le iniziative che vengono portate avanti a livello di sensibilizzazione nella scuola. Se il Parlamento, ovvero chi rappresenta i cittadini, non è in grado di portare avanti una proposta di legge, appunto, che istituisce il reato di omofobia, che ripeto è il minimo, ma allora su quali presupposti poi può portare avanti delle altre proposte di legge più evolute? Come si può portare avanti una campagna di sensibilizzazione alle scuole? Come si può portare avanti un progetto di matrimonio egualitario? Dico, noi non dovremmo nemmeno essere, io non dovrei essere qui a parlare di questo, io dovrei essere qui a parlare di proposte di legge evolute, avanzate, innovative, che prendono spunto dai paesi civili, ma non essere qui a dire noi siamo pronti, votiamo la legge, chi vuole la voti. Se quella legge non tratterà in modo identico
le situazioni di razzismo, di antisemitismo e di omofobia e transfobia, quella legge non sarà ricevibile al Senato. Cos'altro deve succedere in Italia per avere oggi una legge che tuteli davvero le persone più deboli di questo paese? Non ci accontenteremo di niente di meno, quindi abbiamo dimostrato di sapere fare opposizione così come si deve fare, perché l'obiettivo è che tutta la cittadinanza venga a conoscenza di quello che succede, quindi noi saremo lì pronti a denunciare tutte le storture, ma a riconoscere il merito di chi invece vorrà insieme a noi portare avanti una proposta di legge che è acclamata dalla cittadinanza da più di 20 anni. Grazie. Grazie mille a Giulia De Vita. Se quella legge non tratterà in modo identico le situazioni di razzismo, di antisemitismo e di omofobia e transfobia, quella legge non sarà ricevibile al Senato.